passo, e allora per la fine di non spaventarli troppo, ho deciso di far finta di avere un window manager. Ok, visto che mancano ancora 2 minuti e la cravatta di oggi è troppo piccola per vederla da lì, è una copia di ciò che c'è scritto sulla stella di Rosetta. Ok, e in fondo pensateci, ha molto a che fare con il nostro lavoro. Si parla di linguaggi, si parla di risolvere un problema. In fondo quelli che hanno progettato la stella di Rosetta hanno fatto reverse engineering, no? Hanno preso, hanno tentato di tirar fuori il codice che sta là dietro quella scrittura. Allora, non è quasi vero. Comunque se esco dalla finestra, non quella, se vado in un altro schermo si nota benissimo che invece è tutto lì messo ad arte per farvi vedere. E così Ice Weasel, che qualcuno insiste a chiamare Parks, ce l'ho qua, vado di qua perché si chiama Wayland Free Desktop Copier. Questa era la domanda dell'altra volta, come ho detto, io cerco sempre di chiedere per me la chiave di Wayland. Ok. Allora, X è bellissimo ma risente dell'età. Qual è il problema dell'età di X? Che quando hanno scritto il protocollo avevano a disposizione quelle che erano le primitive grafiche delle schede grafiche dell'epoca. Oggi è cambiato molto, per cui X risulta inefficiente perché non è in grado di sfruttare funzionalità che ci sono nelle nuove schede grafiche. Direi che nasce, notate ancora una volta, caparbiamente, nasce da uno sviluppatore da Red Hat, ma non come progetto di Red Hat. Siamo ancora ai tempi di Unix, nasce dentro il Bell Labs, ma senza che i Bell Labs lo vogliano. E tra l'altro, devo dire, anche il principale sviluppatore, se guardate le sue lettere, è abbastanza tranquillo, dice provatelo, è codice sperimentale. Non ci credo neanch'io che sostituirà X, perché X ha un pacco installato notevole, però ha dei principi molto ha del dialogo con la scheda grafica molto più efficiente. Guardiamo l'architettura. Qui da 3 gli X client parlano con gli X server, e questo ve l'ho già detto, parlano quel bellissimo protocollo, e gli X server parla con elementi, un elemento chiamato compositore, tra l'altro non ha l'idea italiana di compositore. Compositor significa colui che mette assieme, che compone, ma compone nel senso dispone, dispositore, ecco, forse in italiano suona meglio così. E poi parla col kernel. E e lì quella frase lì è interessante, ci sono
enorme del codice di X è di gestione delle fonti, font a 100 punti pollice, font a 75 punti pollice, come convertire font. Se guardate, quando scaricate X, quella parte è un retaggio del passato. Io vorrei andare giù, perché non mi lascio andare giù? Wayland vuole unire tutto questo e parlare con le schede grafiche usando le nuove interfacce, solo che questo significherebbe che se voi aveste un sistema fatto così, prendete Firefox, non va, prendete tutto ciò che oggi usa X, non va. E allora anche chi ha fatto questo sistema, il principale sviluppatore, dice, come chiunque, ho un'idea, non devo pensare solo all'idea e al prototipo, devo pensare anche a un cammino praticabile dallo stato attuale allo stato futuro, perché sennò è ovvio che nessuno usa la mia idea. E questa figura è in realtà ciò che, secondo me, vedremo per ancora per lungo tempo. Cioè, l'X server diventa un client del Wayland, e quindi le applicazioni, è un po', l'abbiamo visto, con i sottosistemi d'ambiente. E quindi abbiamo gli X server che continuano a supportare tutto ciò che sono gli X client. Man mano la volontà di parlare direttamente Wayland verrà dal fatto che quell'altra interazione è più leggera e più veloce, ma in questo modo ognuno può decidere come fare. La strada è ancora lunga e la discussione è aperta, il codice giovane, la gente mormora, ma quello non c'entra, non so se Wayland sarà veramente l'XM più 1, adesso siamo all'X11, sapete la versione che stiamo usando è la 11, che sarà l'X12 o come vorremmo chiamarlo, ha messo discussione nel mondo, ha messo in discussione il mondo, e già questo è buono, è indice che un'evoluzione ci sarà. Dove? Lo decide la discussione. Se volete vedere dove va il mondo, avere idee di che cosa sta succedendo, un modo per esempio è quello di venire a Foster a febbraio a Bruxelles. Ok, questo per rispondere alla domanda. Non ho ancora visto la documentazione, devo confessare, non l'ho provato veramente. Quanto remotizzabile è quel protocollo lì fra il compositore, fra il dispositore e il client? E questo secondo me fa la differenza. Se riesce a prendere il costo di X anche sull'elaborazione remota, è vincente. Non so se ne avevamo parlato, cioè, su questo c'è anche un altro discorso, vediamo se lo trovo al volo. Di solito quando faccio queste cose sono sempre fregato. Ci provo. Sospiro male la query. Ovviamente al volo non ci riesco, l'avevo detto annunciato prima.
hanno fatto un proxy, forse ve l'avevo già detto, di X, che si correla anche questo, che è in grado di comprimere il dialogo di X-Window. X è stato fatto, e tra l'altro l'ho fatto in italiano, X è stato fatto per remotizzare la comunicazione, ma non è, pensate a questa finestra che avete sullo schermo ora, che è una finestra di X-Window. Il mio client X manda al finestra, manda al server l'iconcina della casa qua su, questa cosa qua, e tutte le volte che deve disegnare un'altra finestra rimanda l'iconcina, ok? Invece quello che è stato fatto è di mettere esattamente praticamente come funziona un proxy web. Se siamo in un'azienda e 10 persone guardano la stessa pagina, il primo che la va a prendere veramente scarica la pagina. Per tutti gli altri verrà fatta solo una query al server remoto. Io la pagina alla versione del emette un'indicazione di dato o una hash. Dice, corrisponde a quella che hai tu? Sì. Allora non viene riscaricata, ma viene immagazzinata come una cache temporaneamente e il proxy dà la risposta. Stessa cosa fa questo meccanismo che vedrò la prossima, come si chiama anche l'URL. Qui avete il client che parla col proxy. A questo lato c'è l'altro proxy gemello e qua sta il server. Io che sono qua perché la persona sta davanti al server, non sta davanti al client, e sto eseguendo un client che è un firewall su una macchina remota. Cosa succede? Il server apre una finestra di X-Window e chiede tutto, e quindi di ritorno gli arrivano i comandi, traccia quella riga così, traccia. Pensate a questa freccetta qua, fa parte dello standard grafico di GNOME. E quindi ogni finestra ce l'ha. Per la prima finestra viene mandata la freccetta. La seconda richiesta che fa il client di tracciamento di una freccetta dice tracciami la freccetta. Il proxy dice ah, questa l'ho già vista. Dice al suo gemello senti, prima ti ho mandato una freccetta fatta così, mandagli mo quella freccetta lì. Così la freccetta passa una volta sola, perché rimane in cache da questo lato. Facendo così, questo meccanismo, che si deve chiamare MX o qualcosa del genere, fa in modo che per le applicazioni non bitmap, quindi questa, quindi pensate ai word processor, agli tipici ambienti da finestre, che ovviamente la bitmap mandate bit per bit non lo comprimete, ma per tutte le altre il bandwidth, quindi mezzo, si è ridotto all'osso, e se riescono ad avere l'interazione grafica con un word processor con 56k di banda, perché tutto il resto è noia, no? Quello lo diceva Califano, adesso dice tutto il resto è povertà, poveretto. Vabbè, non so, poi poveretto, lui dice così. Va bene, allora abbiamo parlato di altro, adesso andiamo. Onorevole studente che ha fatto l'interrogazione, è soddisfatto della risposta? Ok, va bene. Sentite ogni tanto il GR Parlamento o i canali satellitari su cosa stanno facendo in Parlamento, è molto educativo, perché si vede quello che dicono di fare e quello che fanno, ed è vostro diritto andare a vedere remotamente i lavori parlamentari. Quindi non vi dico cosa ho fatto, cosa non ho fatto, poi il giudizio ve lo fate da soli. Allora, a questo punto dobbiamo andare in cosa più istituzionale. Luce di 11. Qualcuno mi dice il luce dal quale eravamo? 33.
Quanto? 33. Che però per prendere quello giusto. Sì. Allora, questo questa è la struttura di un sistema come lo mostra Myers. Quella riga nera che vedete è ISA, cioè è la barriera, è la linea di demarcazione tra il software. Condivisibile, no, questa figura, ad esempio, che delle librerie o delle librerie arrivino all'altro, che di solito non si fa. Qualcuno potrebbe farlo. Ad esempio, in MS-DOS era così. Le librerie arrivavano al BIOS. Smith e Mayer scrivono un libro dell'articolo di storia-attualizzazione e raccontano la differenza tra macchine virtuali a livello di processo e macchine virtuali a livello di sistema. Processo a sinistra, sistema a destra, o meglio, gli dicono che cos'è l'ABI e che cos'è l'ISA. Allora, l'ABI, l'Application Binary Interface, il binario di un'applicazione, la.out, che linguaggio parla? Parla il linguaggio delle istruzioni macchina non privilegiate, queste qua, e parla il linguaggio del system call. Questo è il linguaggio che parla l'applicazione. Quindi, se vi mettete nei panni del processo, il processo vede questo linguaggio qua sulla sinistra. Il sistema operativo che linguaggio vede? Va per lo user instruction set architecture, vede lo stesso dei processi. Per fare la somma, se l'istruzione assembler è add tanto per il processo quanto per il sistema operativo. Però, ovviamente, il sistema con lui le fornisce non le vede. Vede l'instruction set architecture del sistema. Qual è l'instruction set architecture del sistema? Le istruzioni privilegiate e non solo, ma anche tutte quelle pseudo istruzioni date da indirizzi di bus, comandi da dare a indirizzi specifici che servono per dialogare con tutte le periferiche collegate. Non stanno facendo esami. Non è un rumore da sigaretta. Allora, vedete, se prendete una macchina virtuale a livello di processo, la virtual machine, qui in questa rappresentazione, che come idea è presa dal libro di Smith & Mayer, questi disegni li ho rifatti io, la dentatura di ogni strato rappresenta l'interfaccia. Quindi il linguaggio parlato dall'application process è quello che gli elettronici chiamerebbero un mondo a denti di sega. Oggi ce l'ho con, non devo fare esame. E quella lì fatta a triangoli, rettangoli con l'angolo retto a sinistra. E quindi, se volete, come nelle costruzioni, mettere
far combinare le cose. Se l'applicazione vuole quell'interfaccia, dovete mettere quell'interfaccia, se no it doesn't fit, non si incastra. E quindi all'applicazione non gliene frega niente di ciò che c'è sotto, l'importante è che parli quel linguaggio. E quindi qualsiasi cosa capace di parlare quel linguaggio va bene per accontentare l'applicazione. Che ne dicano quelli di Wine che dicono no, non è una macchina virtuale, e si stracciano le vesti che non è una macchina virtuale? Per me è una macchina virtuale in questo senso. Perché voi prendete un'applicazione che vuole parlare la ISA del processore, perché alla fine anche se sono delle applicazioni per Windows, Win32, quando fanno la somma chiamano ADD, chiamano quell'ADD dell'i386, però poi vogliono chiamare le chiamate dell'ISA, sottosistema in ambiente Win32. E questo magari è l'ADD è sempre un i386, ma qui c'è un kernel Linux, qua ci sono le librerie GNU e qua c'è Wine. Alla fine gli dà proprio quella incastro che vuole il processo, e il processo funziona, perché quando parla viene incontro. Invece questa è l'idea di una macchina a livello del sistema. Qui, se questo era i386, poniamo che questo sia ARM. Vedete che l'ARM parla una lingua diversa. Però io gli metto uno strato di virtualizzazione e lo faccio apparire come un i386. Tutto quello che sta sopra qua lo posso montare. Qua è completo. Wine fa funzionare la roba per Windows. È ovvio che ogni strato di software che mettete pagate un po' di prestazioni. Chissà, perché questo è tratto da una presentazione molto più lunga, ovviamente, sulle macchine virtuali. Ah, sì che l'ho messo. La cosa bella è che a pagina 410 del loro famoso libro, Smith and Nair, dicono, in teoria ci sarebbe un altro modello. Questo modello sarebbe molto più efficiente per, come si fa? Si catturano le richieste di input, cioè le system call, e quindi si virtualizza solo quelle. E quindi invece vi ricordate, per dare la virtualizzazione al processo si virtualizzava tutto? Qui invece l'idea è, io ho un sistema operativo Linux o Windows o quello che volete voi, Mac, io voglio dare ai miei processi la visione dello stesso sistema operativo Linux, Mac, quello che c'è sotto. Vedete che l'interfaccia lì e là è la stessa, ma allora che cosa cambia? Cambia la visione del mondo. Cioè, è vero che il linguaggio parlato dal sistema operativo e il linguaggio parlato dal livello di virtualizzazione è lo stesso, ma mentre un processo che parla col sistema operativo, per esempio, vede il disco reale, la rete reale, parla lo stesso linguaggio, ma gli si fa apparire un mondo diverso. Ok? Questo prima di me l'aveva già fatto Jeff Dyke ha inventato User Mode Linux, e User Mode Linux lavora esattamente in questo modo. Cosa fa User Mode Linux? Compila il kernel di Linux come un processo, quindi vi trovate un eseguibile che si chiama Linux. Quando lanciate questo eseguibile, voi lanciate un kernel che si presenta ai processi che vivono dentro questo kernel come un kernel Linux, ma i processi del vostro user mode Linux sono processi anche della macchina esterna, solo che le loro chiamate vengono
catturate, mandate al sistema di gestione, al sistema virtual machine monitor, cioè al programma di virtualizzazione, al kernel Linux come processo, che poi decide quali chiamate fare a livello sottostante. Ok? Io che cosa ho aggiunto a questo? Ho aggiunto l'idea che non fosse necessario a questo punto fare il boot di un'intera macchina. È possibile, se uno vuole virtualizzare solo il file system, o solo il networking, o solo il tempo, l'idea del tempo che voglio virtualizzare, una virtualizza solo ciò che vuole. Oppure avere la macchina identica, ma se mi collego da questa macchina virtuale, la vedo che si chiama Tizio, se mi collego con l'altro, la stessa macchina si chiama Caio. Ok? Quindi la mia idea è quella di fare macchine virtuali parziali su questo modello, che Smith & Nair dice che non è possibile perché è un processo difficile, opprimente, può essere fatta solo se il sistema operativo guest, che poi è lo stesso dell'host, è ben strutturato e conosciuto intimamente da chi sviluppa. Sarò in approccio intimo con il kernel di Linux, non so che dirvi. Ok? Ma come me anche se fai che c'è chi lì. Vabbè, lasciamo perdere perché questa è esagerata. Ok, un'altra cosa che abbiamo fatto nell'ambito, cioè questa è l'idea generale, poi vi dico qual è cosa è stato aggiunto, è la sicurezza delle macchine virtuali. Vi avevo detto, la macchina virtuale crea l'effetto sandbox. Voi siete dentro un vivete in un mondo. Ah, un po' come l'ho rivisto l'altra sera, mi cercavo un DVD per vedere se funzionava una determinata cosa, un apparecchio che mi aveva andato riparato. Come si chiama? L'attimo fuggente si chiama? È quello di Truman, no, The Truman Show. The Truman Show, l'attimo fuggente è l'altro. The Truman Show è come Truman vive in un mondo che è convinto che sia un mondo completo. E una cosa che dice quando sta per lasciare, no, il suo mondo virtuale è: non corre pericolo qua, sei al sicuro. Qualsiasi reato fosse stato compiuto nel mondo di Truman sarebbe rimasto isolato nel mondo di Truman. Truman deve riuscire a trovare la backdoor, proprio letteralmente, del suo mondo per uscire. Questo è vero, però poi quando Truman esce, il nostro Truman cattivo e non buono del nostro sistema virtuale, cosa trova, cosa può fare? Dipende come è fatto la macchina virtuale. Se la macchina virtuale è addirittura parte del kernel, sei fregato. Perché a quel punto, una volta uscito, è come se uscito dal mondo di Truman si trovasse nel centro nevralgico del Pentagono a decidere le sorti del mondo, no? Invece, uno lo mette in modalità utente e a quel punto il sistema è già più sicuro. Però, vedete questo secondo livello? Però è root, quindi una volta uscito è vero che non è nel kernel, non sarà al Pentagono, ma è comunque in un posto dove può fare molto danno. La cosa migliore sarebbe questa, cioè che il software di virtualizzazione funzioni come un processo utente. A quel punto hai voglia di voler rompere il sistema, rompi il processo all'interno della macchina virtuale. Rompi la macchina virtuale, sei un utente comune e a quel punto devi fare anche il rootkit o qualcosa, l'attacco di root per prendere veramente controllo della macchina che sta veramente facendo girare il software.
Vedete, se, qual è la differenza? Prestazioni. Codice che può sfruttare l'altro direttamente, codice che per sfruttare l'altro deve chiedere il system call, codice che non solo deve chiedere il system call, ma anche delle funzionalità limitate dal fatto che non può accedere a risorse privilegiate. Alcune hanno questo meccanismo qua, cioè è tipicamente a modalità utente, root, ma ha anche un modulo kernel che velocizza le cose. Per intenderci, VirtualBox fa parte di questa categoria, KVM fa parte di una categoria ancora più strana, con il modulo qua e il codice là, ok? KVM non è set user ID root. E se voi foste in me, che risposta avreste dato? Vediamo se ci prendete. Uno che ama la libertà, che cosa dice? Io ti creo un software, è lo stesso software, decidi tu se lo vuoi usare. Se lo vuoi usare così o colà. Ovviamente le funzionalità sono diverse, le prestazioni sono diverse, se la adoperi così o colà, ma sono fatti tuoi. Tu decidi nel tuo ambiente dove sta il bilanciamento fra sicurezza e prestazioni. Era la scelta più realistica. Allora, esempi di macchine virtuali. Chemo è un approccio virtual machine o system virtual machine a seconda. Chemo è un, ve l'ho già detto, non stancherò mai di dirlo, un codice splendido da studiare per, ed è un codice molto simpatico. Come faccio adesso? Ah, vabbè, prendo la mio terminale virtuale e usiamo quello. Qua però devo fare sta cosa così, devo prendere questo, vabbè, ma tanto non abbiamo problemi, sappiamo anche usare queste cose strane con le icone. Fare questo qua. Qui mi dovremmo chiedere una password prima o poi, perché sennò non trasmetti i dati. Perché non mi chiede la password? Ah no, qua non mi chiede la password, perché da questa macchina ho una chiave pubblica e chiave privata, e quindi, perché questa è la mia vera macchina di lavoro. Allora, vedete queste belle cose? Che caratteristiche hanno? Guardate, questo l'ho preso su dal sito di Vizbox, vi ricordate cosa è Vizbox? È quella eseguibile che fa tutto. E sono eseguibili linkati staticamente. Cosa significa linkato staticamente? Chi me lo dice? Che tutte le librerie vengono caricate quando viene che in quella eseguibile ci sono tutte le librerie dentro. Se fosse linkato dinamicamente, le librerie vengono attaccate al momento dell'esecuzione e quindi non sarebbe completo l'eseguibile. Però vedete che questo ne trovate per Spark, per SH4, per PowerPC, per NIPS, per Motorola 68020 e così via. In questo momento la mia macchina direi che di averla accesa a 32 bit, un AIM-A, dov'è? I686, sì. Se io provo a fare punto barra Basebox ARM versione 5L, mi dice, che vuoi da me? Io sono una povera macchina Intel, sta chiedendomi di fare di eseguire codice per ARM. Lisa è sbagliata.
Non è che abbia tentato di eseguirlo e si è inciampato. Nella testata del file eseguibile c'è un magic number che dice l'architettura, il loader se ne accorge. Guardate. Kemu, ARM, la stessa cosa. Va bene. L'ha eseguito e mi dice: guarda che io so fare tutto, mi devi dire cosa fare. Gli dico: va bene, fammi un LS. E quindi in questo momento Kemu, macchina virtuale, ha funzionato da... Non era mica fatti vedere questi esempi. No. Ha funzionato come macchina virtuale a livello di processo, facendo traduzione dinamica del codice eseguibile. Uno dice: ma va piano, questo è in grado di far funzionare il codice, i benchmark danno qualcosa del tipo a un quinto della velocità del nominale del processore. Uno dice: ma fa schifo un quinto, provateci voi a simulare un processore, a emulare un processore con un altro, facendo 5 istruzioni macchina, ogni istruzione macchina, per fare l'emulazione. È un miracolo. Ok? Si fa con la traduzione dinamica. E ovviamente potrei farvi vedere che ce n'è qualcuno che non funziona bene, però che architetture ho? Secondo me Spark è quello che non funziona benissimo. Proviamo. No, va. Quindi stavolta ha fatto la stessa cosa, ma ha eseguito un codice per Spark. Non ci perdiamo l'animo, perché sicuramente non l'avevo voluto fatto. Bene. E quando prova ad eseguire un codice a 64 bit con Kemu, riesce ad allocare tutti i gigabyte di RAM anche oltre i 64 bit, no? Lui virtualizza questo, ovviamente gli saranno più cicli di macchine per farlo. Okay. Quindi dal suo punto di vista dovrebbe, sì, mi ricordo che spero che funzioni. So che ci ha discusso tanto, ci ha battuto la testa tanto nel scrivere le istruzioni che rispettassero anche l'atomicità del 64 bit, in modo che voi non ve ne accorgete, ma vi mette delle critical section in maniera tale che se vi aspettate che quell'operazione a 64 bit venga fatta tutto niente, nell'emulazione viene fatta tutto niente, però pagate anche il costo di questa critical section. Allora, mi sono perso, stavo tentando, perché non mi raggiunge SSH, vuol dire? Ah, cosa succede? Siamo staccati dalla rete, andiamo a vedere se la rete funziona. Ah, questa solita storia schifosa del Alma Wi-Fi che tanto fa arrabbiare. Quindi devo ricollegare un po' di roba perché... un attimo solo che devo ricordare un po' di roba e c'è anche quella che non si vuole collegare.
questo? Non faccio questo, anche questo, ma neanche questo. Io lo ricordavo. Abbiamo risolto i problemi peggiori, non sì. Questa è la macchina dove lavoro di solito, e mi serve per prendere già un kernel compilato. Extra Rings 2010 ho le collezioni di kernel, questa è la collezione Optimo Inverno del 2010. Kernel, chissà se l'ho fatto, io uso un Linux. Prendiamo 35 7 UML. Vedete che qua c'è un Linux, e questo Linux è un file Linux, è un eseguibile, un normalissimo eseguibile. Allora adesso lo prendo, SHP, questo qua, io ho sempre il focus al passaggio del mouse, perché non sopporto di dover, è un, ricordate che Ricci, scrivere tu uguale uguale al posto di uguale si risparmia tempo, viceversa. E per me fare click sulla finestra su cui voglio lavorare è un tempo perso, basta che ci metta sotto il mouse, vuol dire che voglio lavorare lì. Invece il Chrome non lo vuole. /temp/linux/test, Linux UML. Quindi mi sto copiando. Ovviamente mancava barra Linux, mi sto copiando il kernel, sono veramente allibito di questa rete di Ateneo che da qui a lì mi fa delle prestazioni del genere. Io non posso lavorare con una rete a questa velocità, cioè sto trasferendo dalla mia tavola, siamo dentro l'università e mi aspetto delle cose da centinaia di megabyte. Non mi aspetto un collegamento a 600 kilobit secondo. Infatti le dai, e lo prendo, non ho parole, ragazzi. Allora guardiamo nel frattempo i luci e poi continuo gli esperimenti. Allora, intanto che guardiamo quell'altro esperimento, Kemu è anche un assistant virtual machine, quindi potete emulare l'intera macchina. Lo stesso Ballard scrisse che Kemu, modulo kernel, come, esattamente come faccio io, non è obbligatorio usarlo, se lo usate va più veloce. Ormai non è più tanto di moda che il Kemu, dopo vi spiego perché. La cosa bella di Kemu è che potete eseguire una macchina per l'architettura X sull'architettura Y. Un sistema operativo per l'architettura X, vi ho detto, basandosi su Kemu, i ragazzi della DM Staff stanno facendo il cluster, questo ve l'ho detto, di macchine eterogenee, ve l'ho detto? Sì, di macchine eterogenee per fare le compilazioni. Xen, ne avete sentito parlare, spero. Il Xen è un gioco di parole. E l'articolo principale, l'articolo che ha dato il via a questa ricerca, si chiama Xen and the Art of Virtualization. Avete in mente che c'è Xen and the Art of Motorbiking? Oh. Quello era con la Z, però l'altro, ovviamente.
Qual è l'idea di Xen? L'idea di Xen è un'idea, è l'idea del, applica la stessa idea, se volete, del RISC, del microkernel, che ciò che è piccolo e bello, no? Vi ricordate il modello che vi dicevamo di IBM, che aveva l'hardware, lo strato di virtualizzazione e poi le varie macchine? Quelli di Xen si domandano che cosa deve stare qui, che, come si può minimizzare quello strato? Allora uno dice, ma deve parlare con l'hardware, ci dovranno stare delle driver, deve parlare con la memoria, ci vorrà il gestore della memoria, deve fare lo scheduling fra le macchine virtuali, deve fare comunicare le macchine virtuali. Le macchine virtuali, notate, cioè, hanno anche effetti collaterali. Se due macchine, se due processi che funzionano su due macchine virtuali, anche se sono sulla stessa macchina fisica, vogliono parlare, in realtà devono usare i meccanismi che userebbero macchine remote sulla rete. Quindi la comunicazione è indiretta. L'idea di Xen di fare hypervisor, le sono due, quelle di Xen. La prima è minimizza, come facciamo a minimizzare? E anche l'altra idea, vi dicevo, un'idea è, ha successo se è applicabile, è compatibile. Se Xen avesse voluto mettere tutti i device driver all'interno di Xen, ok? Sarebbe diventato operativo fra anni, a patto che nel frattempo tutti avessero creduto a Xen. E non ha battuto da Caraluga, di Lungatti. Avessero creduto in Xen, ciecamente funzionerà. Allora l'idea qual è? Prima idea: tutte le macchine virtuali sono uguali, ma ce n'è una più uguale delle altre, ok? Ed è la macchina 0, è quella che deve essere attiva al momento del boot. E qua dentro ci sta solo ciò che serve. Che cos'è? Lo scheduler è un po' di gestione della memoria, perché tutti, se non altrimenti specificato, tutto l'hardware, quando il dialogo con l'hardware, quindi gli interrupt e la scrittura dei device driver, viene rimandata così com'è sulla macchina 0, che è un kernel Linux. Quindi vuol dire che si mette nel mezzo questo strato, ma tutto l'hardware capace di funzionare sul sistema Linux funziona sul Xen. Non male. L'altra idea è che si chiama hypervisor e si chiama paravirtualizzazione. Perché para? Perché questo sistema operativo para con questo strato virtuale. Se voi prendete un sistema operativo dallo scaffale, off the shelf, cioè così com'è, vanilla, il kernel Linux o di altri sistemi operativi, quello poveretto è convinto di avere un disco reale, una rete reale, e quindi tratta con la macchina virtuale come tratterebbe con una vera scheda montata, che ne so, sul bus PCI. Che bisogno c'è di questa complicazione? Si complica la vita del sistema operativo cliente, perché, che ne so, si preoccupa di minimizzare il SIC del braccetto del disco. Ma che braccetto e che disco? Quello lo farà chi gestisce il disco reale. Non c'è nessun disco, è la macchina esterna che ti dà la stazione del disco. Allora l'idea è di fare dei device
fatti apposta, c'è il disco che non parla con un disco IDE, ma parla con l'idea di disco che gli dà la macchina virtuale. E cosa ci ottimizza la comunicazione? Il contro è che occorre il kernel apposta per sé. Il pro è che va tutto molto più veloce, perché tutte queste operazioni che sono inutili vengono eliminate. Ed ecco, arriviamo a Usenet Linux. Usenet Linux è un assistente call virtual machine. Tra l'altro, Usenet Linux ha una trovata fantastica. Usa l'assistente call di solito usato per il debug, ptrace, che fa il tracciamento dei processi. Un debugger che è GDB, il debugger per eccellenza di GNU. Se voi avete un processo in esecuzione, potete col debugger dire: processo, quando fai la prossima system call, fermati e fammi vedere che system call ha chiamato. E poi può dire: ma per vedere se funziona il programma, qui lo so che la system call è stata chiamata con questi parametri, proviamo a cambiare i parametri a vedere se funziona. Quindi potete essere informati delle system call che vengono chiamate e potete accedere da un debugger alla memoria del processo che è sotto debugging. Ma allora se questo viene fatto in maniera automatica, io metto un processo che cattura tutte le system call di un altro processo e poi le cambia, per esempio le fa, vengono realizzate non dal kernel ma da questo processo, dal virtual machine monitor, e si dice a kernel di non farle. Una parentesi curiosa è nessuno aveva mai pensato di annullare una system call, cioè un debugger che dicesse no, questa system call non farla. E allora se prendete la versione originale, la prima di Usenet Linux, scoprite che Usenet Linux trasforma tutte le system call del processo in getpid. Getpid è una system call che non fa niente, non ha effetti collaterali e viene eseguita in tempi rapidi. E quindi in realtà il povero kernel sotto, quello vero, vede di aver eseguito un processo scemo che continua a chiedere chi sono. Però questo perché nel mezzo c'è uno strato di software che cattura tutte le system call, le esegue lui, però deve annullare la richiesta al kernel e lo fa mandando una cappetta. Quando era studente del secondo anno di informatica a Catania, Gian Russo scrisse la patch al kernel per evitare di fare le system call, la ptrace sysemu. Quindi non è, si può dare questi contributi a tutti i livelli. Allora, se cercate il lavoro di Gian Russo, si firma Blazor come è arrivato questo kernel. Sì, allora andiamo qua. Tank MOOC, copy or write significa, cioè no, proviamone una, io faccio barra temp, lancio un eseguibile, poi gli dico mem uguale, gli do un giga di memoria, dai abbondante, 512 mega, OBT0 uguale CAO5, basterà, mo sì. Ricordate, avete mai visto queste scritte? Queste scritte sono le scritte di un Linux che parte.
e sta partendo, e qui questo, questi processi che partono sono tutti processi, da me ci sono altre estensioni ancora più moderne di quelle di Blazor Blade, però tutte le system call di questi processi che parlano, che partono, sono catturate e mandate a questo kernel come processo e non vanno più al kernel. Root non ho neanche passo, e qui se faccio un name-a, io sono dentro una macchina virtuale, quindi è dalla macchina virtuale a livello del system call. E adesso la discussione, se volete, è quanto efficiente questo rispetto a un altro modello di macchina virtuale che vediamo. Quindi questo, qual è? Così facendo potete far partire un Linux su di un Linux, la versione del kernel di Linux nella macchina interna può essere completamente diversa dalla versione del kernel della macchina esterna. È molto comodo, per esempio, se io sono Linux, la usavo correttamente a Canary quando doveva riscrivere la gestione della memoria del Linux vero, perché se qui fate un kernel panic, e capita scrivendo dei programmi a livello di kernel, qui non avete nient'altro che un processo che muore, non è che finisca nulla, lo rilanciate. Tra l'altro avete visto quei che ho usato come disco CAO, copy and write, perché io ho l'immagine del disco, quello che ho creato inizialmente, che è solo lettura, e in più ho un file che registra le differenze, le modifiche dalla mia. Quindi se per caso si rovinasse completamente il file system, io cancello il file CAO e ritorno allo stato del sistema prima di fare le modifiche. Non ho neanche bisogno di reinstallare il sistema. Alt. Queste sono le stesse scritte che fa un sistema che termina, ma ovviamente quando spegne la macchina virtuale mi arriva il prompt della chiamata. E questo, notate, lo vedete il prompt, io sono un utente normale, non ho nessun privilegio e non c'è nulla a livello del sistema che è stato caricato per farlo funzionare. Quindi questo è System Call Virtual Machine ed è l'ultimo modello in fondo per quanto riguarda la sicurezza, quello più tranquillo di tutti. Ne esistono tante, Mac on Linux era bellino, che serviva per creare un hardware PowerPC della Macintosh su sistemi Intel. VMware è conosciutissimo, VirtualBox ha un dual licensing, è software libero, la versione OSE, Open Source Edition, ha alcune funzionalità che sono software proprietario. Infatti se cercate in Debian troverete la versione OSE. Virtual PC, Virtual Server, cioè PRPC e così via. Questa idea di virtualizzazione, devo dirvi che sta entrando anche nel kernel, perché un'altra classe di virtualizzazione e la virtualizzazione fatta dal kernel stesso. In questo l'esempio storico si chiamava Virtuozzo, cioè è un kernel che da solo
fa finta di mostrarsi come tante macchine. Quindi se si collega a Tizio la macchina A, se si collega a Caio la macchina B. Questo lo stanno ricreando, è un'idea di Solaris. Solaris, sapete, è diventato software libero, ma è un po' stato rilasciato come cimitero degli elefanti, non riusciva più a mantenerlo, non riusciva a reggere la concorrenza, però è importante perché il codice e le idee interessanti vengono sfruttate. Ha l'idea dei contenitori che adesso stanno portando anche nel kernel di Linux. Ma che differenza c'è fra i contenitori, io sono Linux e le mie macchine virtuali, di cui casomai vi faccio vedere un esempio dopo, che le macchine virtuali, le zone di Solaris sono strumenti per l'amministratore del sistema per creare ambienti di lavoro. Invece le mie macchine virtuali sono potenzialità date all'utente per usare la virtualità con leggerezza quando ne ha bisogno. Ok. Vi faccio vedere un esempio delle mie macchine virtuali, poi andiamo qua, vediamo se ho la rete virtuale attiva, forse no, faccio partire. Un attimo solo. Ok, ci sono. Ok. Allora. Me lo tengo qua. Qui ho un file solo con che uso di solito nelle demo, con dei comandi per evitare di stare a digitare comandi. OMU è una delle mie macchine. È UM, vi ricordo Usemod Linux, infatti usa le stesse tecniche di Usemod Linux. È fatta con lo stesso strumento che usa Usemod Linux, ma la cosa, vi ricordate, sopra avete Usemod Linux, OMU fa boot così, ha già fatto boot, però è una macchina virtuale vuota. A questo punto non, quello che vedete fuori dalla macchina virtuale e quello che vedete dentro è la stessa cosa. Se ricordate quel disegno dove la macchina virtuale era fatta così, no? È un mattoncino in questo momento trasparente, tutto ciò che viene richiesto viene passato sopra, ma la cosa bella è che si possono aggiungere moduli, quindi uno fa aggiunge il servizio quello del proxy virtuale e quello del file system virtuale. Bene, creiamo una directory temp mount. Esiste già, vediamo se è vuota, si vede che ho fatto una demo da qualche parte. È una directory vuota. A questo punto lo faccio a memoria. Io faccio mount vld x2 tilde barra tests linux.img barra temp mount. Vabbè, un po' di scritte, questo è... ha fatto il mount, ma piccolo problema, mount è un assistant call che è solo per root e io non sono root. E infatti, dove vado? Qua. Se la faccio ls barra temp barra mount è vuoto,
cioè quel mount è stato fatto solo per questo processo qua giù in fondo, solo per questa, per i processi dentro questa macchina virtuale. E quindi si parla di macchine virtuali parziali perché io qui ho detto per tutte le richieste sei trasparente, ma se ti chiedono di accedere a tempo mount, cioè solo per questo pezzettino qua, qua fai una trasformazione e quelli risponde in modo diverso, ok? Sì. Non posso anche cancellare file della macchina, no? Non posso cancellare file o modificare cose della macchina reale? Reale, no? Dipende che cosa vuole dalla vita. Cancellare file della macchina reale veramente no, perché è un utente, non è mica forzato i kernel a fare cose brutte e proibite. Però la può cancellare virtualmente se vuole, perché no? Vediamo questo esempio, mi piace la sollecitazione. Come dicono sempre le conferenze, domande interessanti. Allora, andiamo a vedere. Le carico un altro modulo. Adesso creo una directory temp new root. Ok, poi le carico un altro modulo che si chiama VFS. VFS è il modulo che noi chiamiamo di patchwork in the file system. Ho una directory, la voglio vedere là, potete giocare con una directory, fra cui potete fare anche un bel comando. Oh benedetto, questo non c'è. Un bel comando, vediamo dove ce l'ho. Ok, notate questo comando, a parte i parametri, io ho montato una roba, ho montato temp new root come buffer, cioè io mi sono rimontato l'intero file system, ho montato una cosa che mi ha, però ha questa funzionalità mincao significa, non è una mica piccola, significa che tenta di fare l'operazione sul file system reale. Se gli riesce è felice, l'ha fatta. Se il file system non ha reale dice no guarda non puoi, la fa copyright, cioè fa vedere l'operazione come è fatta, ma l'ha fatta virtuale. Quindi se io faccio adesso vi hai rtc password più re, mi dice che è donne, però io sono cattivo e mi cancello. Warning, tengo di scrivere, dice ma è donne, dico no, scrivilo, l'ho scritto. Questo perché non ho cambiato i permessi di donne, ma quando gli ho dato l'ordine di scrittura, quindi adesso io non sono più utente di questo sistema, infatti se provo a fare perché il sistema non capisce più nulla, dice ma scusami, tu mi chiedi di fare un comando, chiedo chi sei, il sistema mi risponde che tu non esisti, ok? E adesso per questo processo il TC password per dire è stato cambiato, ok? Notate questa cosa perché potete divertirvi a fare delle cose molto interessanti, per esempio VSU sono root, ma ovviamente è root virtuale e agisco come root virtuale. Aspettate che devo ripristinare l'ETC password più di temp new root ETC password più di, cancello dalla directory e ti cippa su doppio D il file che era stato creato e quindi ritorna quello originale, perché man mano che voi cambiate, ci sono? Sì, man mano che voi cambiate le cose, le copia per farvi vedere,
fa un'unione fra quello che fa il sistema reale e ciò che avete modificato, ma è un'unione abbastanza intelligente, intelligente a tal punto che ad esempio qua Tini Irk non esiste, apt-get install Tini Irk dice ma come fai a installarlo? Tu non sei root. No, io sono root della macchina virtuale, sto installando un pacchetto come se fossi root della macchina reale. Il risultato sarà che se tutto va bene, ovviamente nella demo c'è sempre il fattore a rischio, avrò installato virtualmente un pacchetto. Pensate all'idea di voler provare un software nella nuova versione, non sapete se vi rompe qualcosa, lo provate, ma lo provate virtualmente. Poi se le cose vi vanno bene, dopo lo reinstallate veramente, se no non è successo niente, nessuno ha cambiato il sistema reale software. Ok? Se chi è debianista o ubuntuista ma non usa quelle cose, quelle concine, si accorge che le scritte che sta facendo sono esatte. Ma non sono le scritte, io sto usando quei processi là. Perché? Perché questa dentellatura è quella sotto. E quindi i processi che vivono qua non si accorgono che c'è lo strato nel mezzo. Ed ecco che adesso all'interno di questo coso si fa man tinirk. Kinirk, c'è tutto al suo posto, compreso il manuale. Avete installato il pacchetto, ma l'avete installato solo per questo, ok? Ma questo lo potete fare a vari livelli. Dai, qui abbiamo fatto abbastanza casini, adesso chiudiamo questa macchina e ne apriamo un'altra. UM Add Service UM Approach. Vi faccio l'ultimo esempio, ne faccio ancora due, poi se poi volete studiare queste cose per bene, vi divertono, volete, c'è sempre il corso di progettazione a sistemi virtuali al terzo anno, se volete studiare questo tipo di roba. Allora, UM Add Service, UM Net, virtualizziamo la rete, divertiamoci. Mount meno LWP V6. Manca l'UMNet NAN in barra temp barra no barra dev net, vediamo di usare quello che ho scritto qua così adesso si comandi dev net LWP. In realtà sembra non essere successo niente, perché avevo dovuto inventare anche una cosa nuova. Avete studiato Berkeley Sockets? Avete studiato con Gini che la chiamata socket, che ha tre parametri? Ora, se nel vostro sistema invece di avere uno stack TCP/IP ne avete 10, come fate? La risposta è non si fa, perché chi ha fatto Berkeley Sockets non ci ha pensato. Come nel nostro mestiere pensare a quello che non hanno pensato gli altri prima, abbiamo inventato la chiamata MSocket capace di gestire più stack contemporaneamente. E infatti se io faccio MStack dev net LWP IP address, vedete che ho delle interfacce completamente diverse. Queste sono le interfacce dello stack che si chiama così, le altre sono quelle dello stack di sistema. Se io poi faccio per comodità bash, in questa nuova bash IP address vedo direttamente quelle perché ho definito lo stack di default. A questo punto per esempio tiro sull'interfaccia, poi vediamo se funziona. Ho chiamato DHCP per configurarmi l'interfaccia. A questo punto io su questa questa finestra in questo momento utilizza l'indirizzo 130.137.21.234, quindi questa finestra è nella rete del dipartimento nostro.
Ok? Usa gli indirizzi IP del nostro dipartimento e la rete 31. Quindi se che so se funziona 381 a Maddalena, no, non funziona. Bello della diretta, è crollato la terra addirittura, perché bello della diretta, nessun problema. UMView Bash capita, UM Props, UM Net, ripeto dei passi fatti. Niente, quello del DHCP lo riprendo. Dov'è? Qua su. Ce l'abbiamo ancora nel mouse. Nel frattempo è crollata la rete per colpa di Alma Wi-Fi, ci scommetto quello che volete. Ah, no, questa è stata una cretinata mia, scusate. Ho chiesto di configurare un'interfaccia che non era attiva, non l'avevo tirata su. E quindi, allora adesso andiamo così, SSH MAD. Notate che io arrivo a Maddalena da 31.32, quindi questa che vedete in alto è il mio collegamento e arrivo da un'interfaccia. E queste tunnel, questa rete virtuale è a livello 2, quindi è irrintracciabile. Se voi avete una macchina virtuale in Inghilterra, per esempio, e fate una rete di questo genere, tutto il mondo vi vedrà in Inghilterra e avete accesso a tutti i servizi e non è possibile riconoscere che voi siete in Italia, perché l'indirizzo IP è di una rete inglese. Quindi se volete accedere a servizi geograficamente localizzati o limitati alla Gran Bretagna, questo non c'è meccanismo che riesca a rivelare dove siete nel mondo. Questo può servire per queste cose. Volete controllare la network neutrality? Guardate che risposte danno i motori di ricerca nei vari posti nel mondo. Volete dare una mano a quei poveretti che sono in paesi dove non potrebbero scrivere le cose, e fate risultare che quelle cose siano scritte in un altro paese, no? Paesi dove non c'è la libertà di accesso alla rete. Vi faccio l'ultimo esperimento perché è carino. Poi torniamo alla generazione, se siamo perfettamente in tempo. Xclock-update 1. Questo, lo vedete, è un orologio. Anche questo è un orologio. Qual è la differenza tra l'orologio di sinistra e l'orologio di destra? Che uno sta funzionando nella macchina reale, quello di destra, e l'altro sta lavorando nella macchina. Devo rilanciarlo perché lo devo mettere in background. E quello di sinistra funziona nella macchina virtuale. Non so per quale motivo quella macchina virtuale mi ha fatto due pixel più piccoli, ma giuro su questo non c'entro. Mount meno T UM mish time NAN bar temp MNT. Ok, VI, frequency, scrivo 2, occhio ai secondi. Adesso il tempo proprio dell'orologio nella macchina virtuale corre più velocemente
del tempo proprio è... Questo si può usare per spiegare la relatività, no? C'è l'orologio di sinistra che sta andando, l'orologio di destra sta andando veloce rispetto all'orologio di sinistra. E ovviamente potete anche divertirvi a mettere 0.5. Nel qual caso, con una frequenza negativa va indietro. Bella domanda! Mettiamo la frequenza negativa. Me la fecero anche a una conferenza. Allora, X-Clock poverino non è capace, ma uno dice no, non funziona, però poi fa date. Vabbè, sono andato. Ok? È solo X-Clock che non è in grado, lo facciamo impazzire, poverino, non ha mai visto un orologio che vada indietro. Però in realtà se fate la chiamata del sistema, l'idea delle mie macchine virtuali è questa. Il processo cosa vede? Vede il processore e poi tutto il resto del mondo lo vede attraverso le risposte che gli arrivano dal system call. Se noi pilotiamo la system call, facciamo vedere al processo ciò che vogliamo. Quindi possiamo avere il processo che funziona. Se abbiamo il processo, e questo è un esperimento non ancora, abbiamo dei problemi di performance, non è ancora rilasciato, c'è il codice sperimentale ma non facciamo le demo. Però funziona che se abbiamo un processo sulla macchina A e tutte le system call vengono mandate alla macchina B, il processo userà la CPU della macchina A ma sarà convinto di vivere nella macchina B, ok? Infatti è un po' l'idea simbolo del progetto è uno strano interno di una casa dove ci sono delle finestre che danno all'esterno. Ma le finestre che danno all'esterno, messe una di fianco all'altra, sono incongruenti. Da una parte c'è una visione notturna stellata, dall'altra c'è una visione diurna di campagna, nell'altra ci sono delle montagne nevate. Quindi è difficile che tre finestre, una di fianco all'altra, e allora ci sono varie persone che guardano, e sulle persone c'è scritto VI, Firefox, perché sono i processi che vedono ciò che a noi serve che questi processi vedano. Ok? Si possono fare tanti belli esperimenti su altri, in altri campi, device virtuali e cose questo genere. Ma foreground, CTRL-C, CTRL-D, CTRL-D, CTRL-D. Ok, anche queste sono macchine virtuali di un tipo diverso, è quello che io faccio nella vita per mostrare che c'è ancora ricerca sui sistemi operativi. Tra l'altro vi invito a pensare a una bella cosa, una cosa che sostengo. Voi, praticamente nelle mie macchine virtuali ci sono dei moduli che implementano, avete visto, ho fatto un mount di un X2, c'è un modulo che è l'implementazione del sistema del file system X2, X3, X4. C'è un modulo per ISO, c'è un modulo per FAT. Avete in mente, esiste un progetto che si chiama OLO, direi che abbia una doppia O iniziale, che comunque, data la complessità del software, stabilisce quanto sarebbe costato se l'avesse fatto un'azienda. Questo è già oltre i 3 milioni di dollari, questo software. E mi fa piacere perché vuol dire che io ne ho preso molti meno e ho dato del contributo alla società. Molti, molti meno. E quello che vi dicevo è, avete in mente questi moduli? Quello delle reti, cioè uno stack TCP/IP completo. Assomigliano molto a quelli che sono i server di un sistema microkernel. Sì. Questo o il sito? Quello per valutare il software. Non è un software, è un sito. E si chiama
c'è sicuramente o L o H, quindi se cerca o L o H qualcosa deve saltare fuori. Cosa? Comunque, cioè, se volete vi porto adesso, se mi mettete a cercare, l'ho cercato ieri sera per vedere perché mi serviva. Torniamo a noi. Allora, assomigliano molto ai moduli del microkernel. Ciò che sostengo è che tramite questa virtualizzazione si possono creare i mille kernel, definizione mia. In fisica, se dite volt, vuol dire volt. Se dite microvolt, vuol dire 10 alla meno 6 volt. Se dite 1000 volt, 10 alla meno 3 volt. Lo stesso concetto è quello che dico io. Cioè, il kernel, il microkernel, e in mezzo mi ci metto nel mezzo col millikernel. Qual è l'idea dei millikernel? Se voi prendete un kernel Linux, lo spogliate di tutto quello che non mi serve. Mettete solo ciò che serve per fare boot. E poi fate partire queste macchine virtuali e ogni processo ha l'accesso, ogni gruppo di processi ha il suo accesso a file system, la sua rete. Assomiglia molto a un sistema microkernel. Quali sono le due fondamentali differenze con i veri microkernel? La prima è che è modulabile. Aspetta l'amministratore a decidere: per questa applicazione voglio un kernel monolitico perché mi interessa le prestazioni al massimo, per quell'altro voglio la flessibilità al massimo, quindi faccio tutto il microkernel oppure nel mezzo, questo così e quello colà. Non solo, seconda proprietà positiva, L4 Mac sono giocattoloni di laboratorio, perché se voi prendete Mac dovete trovare quella scheda madre, quella scheda di rete, quella scheda video che siano supportate. Qui no, se nessuno ha ancora scritto il device driver per quella scheda fatto come device di OMDev, non è che dovete buttare via tutto, vuol dire che per ora vi accontentate di quello monolitico, però la vostra scheda madre funziona. E quindi il cambiamento può avvenire in modalità graduale, ok? Un po' quello che ha fatto Xen, ve l'ho detto prima. Ok, lasciamo quello che faccio io per vedere ciò che fanno. Progettare un sistema operativo. Quando si progetta un sistema operativo bisogna decidere cosa questo sistema operativo deve andare a fare. E ovviamente è più difficile disegnare un sistema operativo quanto più è ampio il range di applicazioni che volete ottenere, quanto più è ampio il range di hardware che volete supportare e il range di utilizzi, perché anche sullo stesso hardware potete avere utilizzi diversi. Quindi potete avere sistemi vecchi, uno dice ma sono roba vecchia. No, esistono sistemi ancora oggi che lavorano verso. Le rendering file che vi fanno i cartoni animati sono batch, ed è giusto che siano batch, perché devono fare enormi calcoli e non riescono a farli in tempo reale, quindi vi producono i fotogrammi del filmato, poi lo vedrete quando sarà completato. Time shared, single user, multi user. Se avete il pannello di controllo della lavatrice, è inutile che lo facciate in multi user, è il pannello di controllo della lavatrice, ok? Ve l'avevo già raccontato perché mi ripeto, comunque c'è una ditta che fa, qui a Casalecchio, che fa sistemi che fanno i pannelli di controllo di lavatrici industriali. E quindi l'esempio non era così campato in aria. L'utente tipicamente cosa chiede? Che sia per tonti, comodo da usare, facile da imparare, robusto, veloce, affidabile. Gli sviluppatori chiedono che il software sia facile da progettare, che da mantenere, veloce da implementare il software.
Ma queste sono richieste vaghe, come dire, vogliamo tutti essere felici. Vabbè, fin qua nessuno protesta, ma come? Ci sono delle logiche. Per esempio quella di separare la politica dei meccanismi, è una logica di architettura del software. Politica dovrebbe essere un termine letto, oggi forse è difficile, più difficile per me spiegarlo, è decidere come le cose vadano fatte, cosa debba essere fatto, non effettivamente farlo. I meccanismi sono quelli che poi implementano le cose. E la separazione della politica dei meccanismi fa in modo che la complessità attuale di implementare delle politiche venga fatta da uno strato diverso dallo strato che decide come devono essere fatte le cose. Questo ha tanti privilegi, a parte il fatto di separare la complessità, ma poi consente che la politica sia implementabile tramite meccanismi diversi, sono ortogonali politiche e meccanismi. Se avete uno scheduler round robin, che impareremo che cos'è, quello che è semplice, che fa a giro tondo, round robin vuol dire a giro tondo. Moretti non c'entra, che serve a far girare i processi fra loro. Se avete scritto questo e lo applicate a un processore che fa un salvataggio dello stato dei processi in un modo, un salvataggio a un altro, non importa, il concetto di round robin è lo stesso. Mettete uno strato di comunicazione, poi ogni ambiente dove andate ad applicare cambierà, oppure viceversa, potete cambiare la politica sugli stessi meccanismi. Press, click, sì. Nel sistema microkernel, questo si vede platealmente perché il kernel implementa solo i meccanismi e tutte le politiche sono fatte da processi esterni. Per esempio il gestore della memoria è un processo esterno al kernel. Uno dice, ma la memoria come fai a gestirla da fuori dal kernel? No, il processo fuori dal kernel dice, riceve la richiesta, c'è un nuovo processo da eseguire. Il gestore fuori dal kernel dice, bene, dategli la memoria da lì a lì e con queste proprietà. Ma non lo fa, manda una richiesta, quello che si chiama system task. Vi ricordate che c'erano due strati all'interno dell'eseguibile del kernel e gli altri? Quindi manda il system task e il system task prende la richiesta e fa effettivamente l'operazione. Contro esempio, macOS fino a 9. Addirittura, ve l'ho già detto, sistemi operativi, politiche e meccanismi per l'interfaccia grafica erano tutti nel kernel, anzi in parte nelle prime Macintosh, addirittura nelle ROM, perché questo si voleva fare in modo che di forzare il look and feel, cioè tutte le applicazioni dovevano avere la stessa estetica, i bottoni fatti nello stesso modo, venivano dati dei libroni enormi chiamati Inside Macintosh, ne ho ancora la collezione, la darò forse un giorno al museo storico, mostravano come fare domande. Il set di chiamate a queste librerie, che in realtà erano implementate nel kernel, quindi alla fine erano quasi system call, è enorme. Quindi la cosa buffa era che se avevate un'applicazione grafica e che usava la grafica e veniva fatto upgrade del sistema operativo, tutte le applicazioni cambiavano il loro aspetto estetico. Adesso non è più tanto strano perché succede anche negli ambienti
GNOME, KDE e così via. Ma la differenza è che in un caso era chi gestiva il kernel che gestiva anche questo, e quindi faceva una sorta di tutt'uno, usava la sua posizione di dominio sul sistema dato dal kernel per obbligare tutti a usare questo. Invece dall'altra parte sono due strati fuori dal kernel, quello del decoratore grafico, che quindi quando deve visualizzare una finestra la visualizza come la vuole KDE o come la vuole GNOME o quella specifica versione di GNOME o altre FreeWM, e sopra c'è l'applicazione, quindi potete cambiare il vostro procedimento, questo strato intermedio, cosa che in Mac non era possibile. Ecco una cosa importante: tailoring the operating system. Lì lo slide dice lo stesso sistema operativo viene spesso proposto con architetture hardware differenti. Questo non è più tanto vero se non per pochi casi, e di solito sono i sistemi Linux. Comunque, se voi avete un kernel, questo kernel si deve adattare sì al processore, quindi deve essere compilato per il processore, ma potete volerlo configurare per l'architettura hardware di contorno, device, bus e così via, non solo, ma anche per lo scopo per cui volete usare questo sistema. Per esempio, partiamo da un esempio di scopo. Se avete un file server, che cos'è un file server? È una macchina che non ha utenti direttamente collegati, pochi, l'amministratore ogni tanto, ma di mestiere ha un grosso pacco dischi e fornisce l'accesso a questi dischi alle macchine che sono collegate sulla rete locale. Allora, in questo caso, per questa macchina è bene prendere il kernel e dire abbassa il numero dei processi, perché non abbiamo bisogno di tanti processi, perché se mettiamo tanti processi noi sciupiamo della RAM, perché ci sono le strutture dati per tenere tanti processi che risultano inutilizzate. Delle due, aumenta lo spazio che metti alle cache, aumenta lo spazio che metti alla cache del disco. Vedete, è stato necessario cambiare dei parametri del kernel per renderlo, diciamo, ottimale per questa cosa. Prendiamo il kernel e mettiamo, per esempio, prendiamo per fare un file server casalingo uno Shiva plug. Lo Shiva plug è uno scatolotto grande come un alimentatore di un computer, che si attacca alla spina, e quello è già il vostro computer, magari il wifi e così via. Lì potete fare il file server di casa, così tutti in casa hanno disponibili le copie di backup dei vostri DVD che avete diritto a fare per legge, e le copie di backup dei vostri CD. Ok? Ma allora a questo punto avete un'architettura povera. Se lì gli montate il kernel della distribuzione, quello si siede, perché avete occupato gran parte della sua memoria per un sacco di supporti video for Linux. Non c'è neanche il video, vuoi mettersi su il video for Linux? Quindi è bene ricompilare il kernel mettendo solo le cose che vi servono. In un certo senso ritagliate il kernel secondo le vostre esigenze. Quindi tipo di CPU, quantità periferiche, numero utenti, processi, ampiezza dei buffer, tipo di processi, sono tutti parametri per configurare un kernel. Come
come si fa a configurare un kernel? L'abbiamo visto il make menu configure? No. Boh. L'abbiamo visto, non ve lo ricordate, quello che l'hai visto. Torniamo nella collezione di kernel con inverno. Prendiamo il 35.7 UML. Bravo, CD, chissà che cosa pensate. CD, sai che ve l'avevo fatto vedere. Sì. Se fate make arc uguale UM, e qui vi è chiaro che cosa significa arc uguale UM, meno config. Vedete, questo è sempre configurato per essere usato in Linux, potete vedere le operazioni, queste sono quelle, però file system, qui c'è x2, x3 e non c'è x4, quindi se volete, nella macchina embedded in cui sapete già che tipo di file system mettete, tutti gli altri li buttate via, perché tra l'altro conviene nelle macchine embedded, siccome sono macchine che nascono e muoiono con lo stesso dotazione, con la stessa dotazione hardware, non mettete neanche i moduli, contate i device che avete e mettete dentro il kernel tutti i supporti dell'hardware che avete. Questo è il famoso file system libero con il creatore meno libero. Ok. No, ho sbagliato, volevo andare qui. Ok. Come si può fare a riconfigurare queste cose? E rigenerazione del kernel, cioè ricompilazione del kernel, e questo si faceva già dagli Unix proprietari. Prima che arrivasse Linux, cos'era? Il 93, 92, 93 che è arrivato Linux. Io usavo, si chiamava SunOS, quello che adesso si chiama Solaris, ed era un sistema proprietario. Aveva il kernel veniva dato da distribuzione, era inutilizzabile perché era il generico che aveva tutto dentro, e notate che era un hardware chiuso, cioè se voi avevate una macchina Sun dovevate comprare i dischi Sun, il modem Sun, e così. Quindi sapevano già che avevano un certo numero di device. È molto più facile fare un sistema operativo così che farlo dicendo: il primo che trova una webcam al supermercato, fatta Taiwan, l'attacca, deve funzionare, perché bisogna essere compatibili con il mondo intero. E noi venivano dati punto O di tutte le parti del sistema, ok? Il punto O. E a quel punto si configuravano alcuni punto C e si ricompilavano, però molte delle parti per noi erano dei buchi neri. Bisognava fare reverse engineering per vedere che cosa fare. Con delle cose buffissime, per esempio il numero di serie della macchina era una variabile globale, quindi bastava, se volevamo provare il software che era stato dato in licenza a un amico, a un collega, per vedere se funzionava prima di prendere la licenza d'uso, se provavamo a mettere il software non funzionava, però con il debugger si poteva vedere l'indirizzo della variabile globale, se cambiava il numero di serie con quello su cui era stato registrato, tutto funzionava regolarmente. Quindi sono i segreti che però non danno sicurezza, come ha dimostrato Kerberos. MacOS aveva le extension
e Windows ha le DLL che vanno anche a caricare delle funzionalità di sistema. Qual è il problema? Che se avete un kernel che ha gran parte delle cose, quasi tutte, armonizzato, come il kernel Linux, che ha tutto armonizzato, quindi la maggior parte delle volte il kernel vanilla va e basta, vuol dire che a ogni versione, a ogni cambiamento, si guarda che tutti i pezzi convergano. Se invece si dà la disponibilità a Logitech di fare nei suoi DLL per le sue webcam, a quell'altro per farlo per quell'altro, quello che succede è che man mano che aggiungete queste cose fatte in maniera indipendente e fatte col concetto basta che giri, basta che respiri, a questo punto quello che ottenete è che più ne aggiungete di queste DLL, più aggiungete instabilità nel sistema. Perché ricordate che stiamo lavorando a livello di kernel. Errore PAN, o in questo caso schermo blu. In Linux ci sono i moduli, anche quelli, se quando mettete su dei moduli sperimentali, possono impallarvi il sistema. Però è molto più integrato allo sviluppo che negli altri sistemi operativi. Siamo arrivati alle 10:29, vi ho rubato un minuto, ma è lo stesso. Ci vediamo martedì mattina. Okay.